Nel frattempo è indagato Gianni Lemmetti, l'assessore Movimento 5 Stelle al bilancio di Livorno. Mi fate sentire perché ai nostri microfoni ha rilasciato un'intervista. Assessore, buongiorno, Marta Manzo da Cadala 7. Volevo sapere se ha ricevuto l'avviso di garanzia. Sì. E ha letto quali sono le contestazioni? Sì, ho letto. No, quali sono i cosi? Gli articoli riportati, però no, non ci sono riportati i comportamenti, quindi ci Lei è sono tranquillo? sì, sono completamente sereno. Come mai ha ricevuto questo avviso di garanzia? Perché la procura sta indagando su tutta la gestione dell'AMS per come l'abbiamo trovata e quindi secondo me vuole fare chiarezza. E il mio ruolo imponeva anche che dopo il sequestro un avviso di garanzia mi fosse mandato. Senta, ma il movimento non aveva detto che se uno è indagato si deve autoescludere e quindi dare le dimissioni? Guardiamo qual è il motivo per il quale siamo indagati. Quindi se per questo motivo qui, no, secondo me no. E questo è un po' il punto, no, Marco Lillo? Cioè che poi se uno fa della purezza la sua battaglia, c'è sempre un altro che è più puro di lui e rischia poi di puntare il dito e di dire, tu non sei abbastanza puro, ti devi dimettere. Ma io, per quanto mi riguarda, sono sempre stato della linea che si deve dimettere a volte un non indagato, come il caso della Guidi, e non si deve dimettere un indagato in altri casi, cioè bisogna distinguere. Io penso che le responsabilità sono di tipo politico e il compito dei giornalisti, non che io mi voglia ergere a giudice addirittura oltre quello che può essere la magistratura, ma quando un giornalista racconta un episodio come quello del ministro Guidi o quando si racconta un episodio come quello di Scajola, famoso della casa a sua Sì, a sua insaputa, insaputa. ricordiamo che anche Scajola nel suo piccolo si è dimesso senza essere indagato. Cioè i comportamenti sono quelli di cui si deve rispondere all'elettorato, i reati sono quelli di cui si deve rispondere ai magistrati. E non Sì, sempre è un però stiamo parlando di un comportamento. movimento, perché sennò se siamo matti, stiamo parlando di un movimento che ha fatto di questo tipo di cose una bandiera, cioè Certo. arriva l'avviso di garanzia e tu un minuto prima che ti arrivi l'avviso ti dimetti. Quindi Era è ovvio che sbagliato poi gli quello. chiedi Sì. come mai non ti dimetti, Secondo perché me, questo è il punto, quantomeno posto il tema è quello della l'asticella purezza. andrebbe posta. Allora, io sono contrario a porla sulla base di un atto di un No, ma magistrato e questo mi è basta. chiaro. Se dovesse essere, io penso almeno la richiesta di rinvio a giudizio o un Questa è 415, una l'avviso di chiuso notizia, d'indagine. Ma io notizia l'ho Lillo. sempre No, io detto, per quanto mi riguarda. apprezzo, come dire, questo garantismo Ma vale sostanziale. anche al contrario, a Mi fa volte no, piacere, il non indagato deve mi fa invece piacere che lo dimettersi. dica un giornalista del Fatto Quotidiano, perché il tuo giornale, che io leggo dal primo numero tutti i No. giorni, è specializzato nel fare le liste di proscrizione, basta un Ma avviso sulla di base dei garanzia. comportamenti, non sulla Nucleare base dell'avviso di garanzia. tassativo, Ma sì, lo comunque so. il giornale, come dire, è libero. Io mi riferisco al Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle Se hai non è fatto la una prima battaglia di volta, ma quello, non poi è le la devi prima volta rispondere. che il Movimento 5 Stelle pretende di fare robespierre nei confronti del PD e non pratica lo stesso Onorevole Verdi, rigore c'è una bellissima all'interno. canzone, Come si cambia? Per non Come si morire. cambia? Adesso ce la canta anche la Fusani.